oggi può sembrare strano, ma anche a Faenza era prevista la pena di morte. Durante il periodo risorgimentale lo Stato Pontificio cominciò a inasprire le pene e anche la nostra città vide diverse esecuzioni, l'ultima delle quali avvenne il 15 gennaio del 1859. Ad essere giustiziato fu il 28enne Ignazio Toschi, falegname faentino, che 2 anni prima era evaso dal carcere, salvo poi essere ricatturato dai soldati pontifici. La condanna venne eseguita per decapitazione alle 9 di mattina, proprio qui, fuori Porti Molesi, in un luogo molto importante per gli amanti della libertà, dove qualche decennio prima era stato innalzato l'arco dedicato a chi? Ma a Napoleone! E la testa del condannato venne lasciata esposta per 1 ora come monito per i passanti, fatto abbastanza insolito per l'epoca. E questo evento rimase per molto tempo nella memoria collettiva, tanto che in seguito qualcuno ogni tanto passava di qui per vedere se lo spirito di Ignazio fosse propenso a suggerire i numeri del lotto. Faenza, in un minuto.